ascoltarci, ci prepariamo all'ascolto della parola del Signore, che stamattina ci vede ancora nel leggere un testo dal libro del profeta Giona. Così giungiamo anche alla conclusione di questo percorso che ci ha visto impegnati per diversi mesi sul libro di Giona. Leggiamo dal profeta Giona al capitolo 4, i primi 11 versi. Giona ne provò un gran dispiacere e fu irritato e pregò l'Eterno dicendo: O Eterno, non è egli questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggirmene a Tarsis, perché sapevo che sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ire, di grande benignità, e che dipendi del male minacciato. Ora dunque, Eterno, ti prego, riprenditi la mia vita, perché per me val meglio morire che vivere. E l'Eterno gli disse: Fai tu bene ad irritarti così? Poi Giona uscì dalla città e si mise a sedere a oriente della città. E si fece qui una capanna e vi sedette sotto all'ombra, stando a vedere quello che succederebbe alla città. E Dio, l'Eterno, per guarirlo dalla sua irritazione, fece crescere un ricino che montò su di sopra a Giona per fargli ombra al capo. E Giona provò una grandissima gioia a motivo di quel ricino. Ma l'indomani, allo spuntare dell'alba, il Dio fece venire un verme, il quale attaccò il ricino ed esso si seccò. E come il sole fu levato, il Dio fece venire un vento soffocante d'oriente, e il sole picchiò sul capo di Giona, sì che egli venne meno e chiese di morire dicendo: Meglio è per me morire che vivere. E Dio disse a Giona: Fai tu bene a irritarti così a motivo del ricino? Ed egli rispose: Sì, faccio bene a irritarmi fino alla morte. E l'Eterno disse: Tu hai pietà del ricino per il quale non hai faticato e che non hai fatto crescere, che è nato in una notte e in una notte è perito. Ed io non avrei pietà di Ninive, la grande città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame? Fin qui la parola del Signore. Siamo giunti all'ultima lezione. Più volte abbiamo detto e ripetuto che non possiamo guardare a Giona in qualche modo additarlo, no? Per questo percorso fra alti e bassi, ribellioni, adesioni, in accordo e poi in disaccordo con quello che è il progetto di Dio. Abbiamo detto più volte: Giona, siamo noi. Giona, siamo ciascuno di noi, e il nostro atteggiamento talvolta dinanzi al Padre degli astri luminosi, come direbbe Paolo, il nostro atteggiamento è come quello di Giona. Il libro del profeta inizia, l'abbiamo detto e l'abbiamo visto e considerato, con la rivelazione di Dio. La parola dell'Eterno, verso 1, capitolo 1, fu rivolta a Giona in questi termini. Così inizia la storia di Giona, così inizia il percorso di Giona, e poi da lì abbiamo visto insieme la ribellione di Giona. Il suo intento era fuggire lontano dalla presenza di Dio. Abbiamo visto la sua disobbedienza: Tarsis, la nave, l'abisso, il pesce. E quando tutto sembrava perso, capitolo 3, verso 1, leggiamo ancora: la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona per la seconda volta. Dio è veramente un Dio grande in misericordia.
è veramente un Dio benigno, è veramente un Dio che le cui compassioni non finiscono mai, così come abbiamo letto. Io so che tu sei misericordioso, dice Giona. La parola dell'Eterno fu rivolta a Giona per la seconda volta. Va a Ninive, questa è la mia volontà, questo è il mio progetto, questa è la mia strada. Va a Ninive e predica un messaggio di ravvedimento. Giona va, la città si ravvede, ma Giona si irrita, non gioisce, no? Ci ricordiamo domenica lo stesso atteggiamento del fratello maggiore. Potremmo dire che il fratello maggiore ama secondo l'amore di San Valentino, non l'amore che abbiamo udito, che viene da Dio. Giona si infervorisce contro Dio, come il fratello maggiore arriva ad accusare il padre. Dice: tu padre sei ingiusto, perché non mi tratti come tratti, hai trattato, stai trattando il fratello più piccolo. Giona dice la stessa cosa, si arrabbia con Dio e trova una giustificazione alla sua rabbia, alla sua ira. E così di nuovo la ribellione di Giona. Giona pensa nel suo cuore, nella sua mente: io so cosa andrebbe fatto. E cosa fa? Esce dalla città dopo aver predicato, si mette su una collina a oriente per vedere quello che succederebbe nella città, per vedere l'ira di Dio scatenarsi e distruggere laddove c'erano presenti almeno 120.000 bambini che non sanno distinguere la destra dalla sinistra. E ancora una volta qui scende in campo la misericordia di Dio, la benignità di Dio, la pazienza di Dio, per insegnare a Giona e a noi un'ultima lezione, una lezione che fino ad oggi Giona non ha ancora capito e non ha ancora compreso. Ma così abbiamo letto che Dio ha adotto una serie di semplici lezioni, immagini, cose che succedono, possiamo dire quotidianamente, anche se è qualcosa di miracoloso che una pianta cresce in una notte, che un verme in una notte la distrugge. Dio ha autorità sulla natura, l'abbiamo detto e ripetuto più volte. Qualcosa, una lezione che Dio impartisce a Giona e che Giona si ricorderà per tutta la sua vita. Giona non può più scappare. Siamo arrivati all'epilogo, no? Dio lo ha messo all'angolo, lo ha messo di fronte a quella che è la sua giusta visione delle cose. Tu, Giona, non riesci a capire bene la realtà. Tu non hai il senso delle cose di Dio, come Gesù disse un giorno a Pietro. Tu hai il senso delle cose degli uomini, ed ecco che Dio lo mette all'angolo. Lo mette all'angolo con la sua misericordia, con la sua pazienza, e gli impartisce una lezione. La giusta volontà, la giusta visione delle cose, la giusta misericordia. Tempo fa facevo una pubblicità della Vodafone, però mi sembra che c'è anche una pubblicità di una banca dove dice: tutto intorno a te. Meglio l'anno. Tanta meglio l'anno. Ci pagheranno per lo spot. Tutto costruito intorno a te, no? Così anche la Vodafone, tutto intorno a te. Tu sei al centro dell'universo. Tutto deve girare intorno a te e tutto deve essere orientato per te. Ci sono molte filosofie orientali che in qualche modo cercano di inculcare, far passare questo messaggio. Tu sei al centro di tutto.
è il messaggio significativo di queste pubblicità. E il pericolo è proprio questo, quello di credere e di far credere che ogni nostro bisogno innanzitutto deve essere soddisfatto, che tutta la visione nostra delle cose, come noi vediamo la realtà, come noi leggiamo, tutto deve essere fatto secondo il nostro modo di vedere, tutto intorno a te. Tu devi essere sempre coccolato e la tua opinione, la tua prospettiva non deve essere mai in discussione. Il pensiero umano tende a soddisfare solamente se stessi e da qui, no? Impariamo da questo amore che ci ricordava Antonio, che capovolge questo pensiero. Il pensiero umano dice: tu sei al centro, innanzitutto tu, quello che devi fare per avere un tornaconto tuo, per avere una gloria tua, i tuoi bisogni. Vivere per se stessi, per la propria gloria. Leggere e vivere secondo la prospettiva della nostra lettura della realtà. Ed ecco che interviene Dio nella sua misericordia, nella sua grazia, nella sua pazienza e piano piano inizia a demolire questo pensiero, inizia a demolire queste convinzioni che alimentavano il cuore e la mente di Giona e di conseguenza anche la mia e la tua. Mi chiedevo quando pensavo a queste cose dove abbiamo lasciato il nostro fratello maggiore in questa settimana, o lo abbiamo riportato qua con noi. E così il Signore inizia l'ultima lezione per Giona. Una lezione che ricorderà per tutta la vita, è una lezione che noi vogliamo ricordare. E la prima cosa, vediamo la lezione che Dio impartisce a Giona attraverso il vicino. Al verso 4-6, fai tu bene a ritarti così. Giona uscì fuori dalla città e si mise a sedere sotto una capanna, mi sedette all'ombra, stando a vedere quello che succederebbe alla città. E Dio, per guarirlo dalla sua irritazione, fece crescere un vicino che montò sopra Giona, gli fece ombra e Giona provò una grandissima gioia. Giona è ancora talmente preso, no? Da quelle che sono le sue convinzioni, da quella che è la giustizia che in qualche modo doveva essere applicata per Ninive, la sua giustizia, la sua visione delle cose, è così accecato, preso dall'ira, che si allontana nuovamente da quello che è l'obiettivo di Dio. Con l'intento di vedere, ecco, su questa collina, in maniera errata, che Dio scaglia la sua ira contro la città di Ninive. Giona non riesce ad accettare quello che sta vivendo. Pensiamo all'esempio che il Signore fece circa il fratello maggiore. Non riesce ad accettare ciò che sta vivendo. Dio sta facendo qualcosa di straordinario. È in atto la sua misericordia, è spiegata su un'intera città la sua misericordia, ma Giona non riesce ad accettare quello che sta vivendo e si irrita. L'intento è sempre lo stesso, non essere partecipe al progetto di Dio. Svolgere delle cose, ma il cuore invece di essere colmo della gioia per l'opera di Dio è colma di rabbia, perché la propria giustizia, le proprie convinzioni sono state, in qualche modo, non hanno diritto di cittadinanza, ecco, in quelli che sono gli insegnamenti del Signore.
La misericordia di Dio, a cui noi stamattina abbiamo fatto riferimento da quando siamo entrati da quella porta, no? E per la grazia di Dio che siamo qui, che possiamo calcare i suoi costini, abbiamo detto che per la misericordia di Dio persone che non erano e che non sono affatto amabili sono stati amati da Dio. Dio ha donato il massimo per queste persone e la misericordia di Dio è pensata solo nei nostri confronti. Giona prova una gran gioia di questa azione di Dio che fa crescere un ricino e gli provoca ombra, gli fa ombra per lui. Giona riceve un beneficio personale, no? Lì su questo colle. E la misericordia di Dio è pensata solo nei nostri confronti e non di altri. È forte questo contrasto. Una grandissima gioia per un beneficio che Dio mi fa attraverso questo ricino che mi fa ombra. Ma che 120.000 persone, un'intera città con 120.000 bambini siano distrutti, no? La misericordia di Dio è valida per noi, nei nostri confronti, non nei confronti degli altri. Quante volte questo pensiero, questo atteggiamento ci porta a puntare il dito verso gli altri. Signore, tu hai avuto pietà di me, che non ero amabile, che non ero affatto amabile, non lo sono. Però dimentico che il Signore ha avuto misericordia e ha misericordia anche del mio fratello e della mia sorella o di altri che in qualche modo hanno avuto o hanno delle relazioni con me che non sono amabili per me. Ma io penso alla misericordia di Dio è valida solo per me. E gli dice: guarda Giona, non è così. La mia misericordia di cui tu ne hai elencato e sottolineato le lodi, no? I primi versi del capitolo 4, è valida per tutti. Dio, ci diceva Daniele nel Salmo 145, la sua misericordia è per tutti, è per ogni età, per l'eternità, in sempiterno. E mentre noi, ecco, secondo questo pensiero puntiamo il dito, Dio ha visto e vede nel quotidiano quanto siamo mancanti nei suoi confronti. È l'euforia del peccato che ci distoglie dal vedere realmente che Dio adotta la stessa misericordia verso gli altri. È l'euforia del peccato che ci impedisce di vedere, di essere in sintonia, in accordo con questo Dio che è ricco in misericordia. Giona gradiva il ricino perché gli faceva ombra, no? Abbiamo letto verso 6. E Dio provò compassione per Giona, gli fece quel dono. Giona fu contento delle attenzioni di Dio, ma solo finché il peccatore era lui, diventava lui. Quando aveva a che fare con i niniviti o con altri, ecco, c'era la giustificazione ad irritarsi con Dio, accusare Dio in qualche modo di questa ingiustizia. Noi siamo contenti fino a quando Dio usa la sua compassione e la sua misericordia nei nostri confronti e non quando avviene nei riguardi degli altri. E questa prima lezione che Giona deve imparare e non dimenticare. Una seconda lezione: Dio utilizza un verme.
sempre in riferimento al ricino, dal verso 7, il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio fece venire un verme che fece seccare questo ricino. Dio porta in qualche modo a far ragionare Giona in questo modo. Giona, sono più importanti le persone o le cose? Tu ti irriti perché il ricino è seccato, ma non hai un briciolo di compassione per il fatto che 120.000 persone, mi riferisco a questo numero, ma se ne erano di più, periscono. Ancora un contrasto. Sono più importanti le persone o le cose? Gesù disse un giorno agli uomini religiosi del suo tempo, non interrogandomi, ma l'uomo è stato fatto per il sabato o il sabato per l'uomo? E così per il cibo e altre cose. Qual è la cosa più importante? Come ultima lezione, il Signore vuole togliere da noi qualsiasi forma di ipocrisia. Fece venire un verme che fece seccare il ricino. Giona si irritò, e Dio lo pone a pensare. Persone o cose? Tu ti irriti per le cose, ma ci sono persone che periscono, che hanno bisogno di ravvedimento. Tramite il vento caldo, il Signore opera un'ulteriore lezione. Il nostro egoismo ci impedisce di avere il senso delle cose di Dio, ma quella degli uomini. Era l'egoismo che condizionava la visione delle cose di Giona, per cui si dispiaceva più per le cose che per le persone. Il nostro egoismo ci impedisce di avere il senso delle cose di Dio. Fratello maggiore, tu non mi tratti come tratti, stai trattando l'altro. Tu non mi hai dato quello che stai dando all'altro. Il nostro egoismo è la radice. Sta alla radice di ogni peccato, sia nell'adorazione, sia nella gestione economica delle risorse, no? In qualsiasi cosa, noi siamo tutti, purtroppo, il peccato ha distorto ogni nostro modo di pensare, di agire, di vedere. Abbiamo bisogno delle lezioni di Dio che ci vengono dalla Sua parola. Terza lezione che il Signore impartisce a Giona, verso 8. E come il sole fu levato, il Dio fece soffiare un vento soffocante di oriente, e il sole picchiò sul capo di Giona, sì che egli venne meno e chiese di morire, dicendo: meglio è per me morire che vivere. Meglio per me morire che vivere. Abbiamo detto che Dio ha utilizzato il verme che smaschera, no? In qualche modo, quella che è l'atteggiamento, l'ipocrisia, la nostra presunzione di sapere cosa bisogna fare, cosa Dio dovrebbe fare, il nostro egoismo che ci impedisce,
ci impedisce di avere il senso delle cose di Dio. Qui, attraverso questo vento caldo, chi colpisce? Colpisce Giona. Un vento caldo d'Oriente che mette in grande difficoltà Giona, no? Egli inizia a soffrire. Dice il sole che picchia sulla testa di Giona. E qui la terza lezione. Siamo più dispiaciuti per noi stessi che per le persone. Quando delle cose accadono nella nostra vita che in qualche modo condizionano il nostro cammino, influenzano, possono essere numerose le cose, le difficoltà che possiamo incontrare, ecco, noi ci dispiaciamo, imploriamo Dio per noi stessi, ma non per le persone che non credono in Dio, che continuano a vivere una relazione, più che una relazione di sorta, una non relazione con Dio. Persone che ancora sono prede, incatenate dal peccato e dalla loro convinzione senza Dio. Quando tutto intorno a noi non si muove secondo i nostri desideri, va bene. Quando però questo non succede, diventiamo delle brutte persone. Non so se ci abbiamo mai pensato. Quando tutto intorno a te, no? Va bene ed è pensato per te, per coccolarti, per in qualche modo, non lo so, per apportare dei continui benefici per te, forse estesi a quelli che sono strettamente intorno a te, come possono essere dei figli, no? Se pensiamo al nostro modo di gestione, a quello che dovremmo lasciare in eredità, ci sarebbe tanto da pensare e da riflettere. Noi, poi i nostri figli, poi casomai, per quel che riguarda le opere del Signore, poi potremmo in qualche modo pensarci, no? Quando ecco, tutto si muove secondo i nostri desideri, allora va tutto bene. Quando questo però non è così, Dio ha deciso di concedere il ravvedimento alla città di Ninive. Ma questo non è secondo i miei desideri, diceva Giona. Io voglio vedere la città di Ninive distrutta, questo popolo crudele, e sono giustificato a pensarlo perché le loro azioni sono così malvagie che hanno combinato di tutto e di più. E allora non va bene più. E diventiamo delle brutte persone. Sempre a puntare il dito, sempre a lamentarsi, ricordiamoci il fratello maggiore, che arrivano ad accusare, ad irritarsi anche nei confronti di Dio e che vivono la loro vita senza la gioia. Giona ha provato gioia quando il ricino faceva ombra soltanto su di sé, ma non perché Dio stava usando la sua misericordia nei confronti della città. Senza la gioia, sempre a puntare il dito, lamentarsi, arrivando ad irritarsi con Dio, diventiamo in effetti delle brutte persone. Meno male che Dio, nella sua gran misericordia, impartisce la lezione che ha impartito a Giona, è valida anche per noi oggi, che ci fa ascoltare questa sua parola. Miriamo allora alla statura perfetta del Figlio di Dio, che ha così insegnato. E leggo questo testo di Matteo. Matteo 5, 44, dice il Signore Gesù: io vi dico
amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? E se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Siate in sintonia con Dio. Miriamo allora alla statura perfetta del Figlio di Dio, che ci ha amati quando non eravamo amabili, che ha usato misericordia quando non eravamo affatto degni della sua misericordia. Esercitiamo l'amore verso le persone, più che verso le cose, più che verso noi stessi. La legge e i profeti Gesù li racchiude, li sintetizza in questi due soli comandamenti: ama il Signore Dio tuo con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutta la forza, ed ama il prossimo tuo come te stesso. Allora preghiamo che il Signore ci dia di mirare alla statura perfetta del Figlio di Dio, che le lezioni che Giona ha ricevuto, questo percorso, questa cura di Dio, possa rivelarsi efficace, e lo è, perché ci giunge dalla sua parola, ci giunge dalla sua voce per ciascuno di noi, affinché cessiamo di essere delle persone brutte. E abbiamo bisogno dell'aiuto e della potenza dello Spirito Santo, che possa riempire la tua vita, la mia vita, affinché possiamo fare la sua giusta e perfetta volontà, non la nostra, ma quella di Dio. Partecipare al progetto di Dio e gioire della gioia di Dio, diventando delle persone belle. Che la sua parola possa continuare a sfidarci ancora in questo giorno e in questa settimana. Amen. Signore, spesso abbiamo ripetuto e ci siamo detti l'un l'altro, leggendo la tua parola, che Giona siamo noi. In questo momento, Signore, mi viene da pensare che spesso il mio atteggiamento è peggio di Giona. Sì, sono dei segnali, degli elementi presenti nella vita in cui, Signore, dimostrano a chiare lettere che si ama più le cose, più vedere la soddisfazione di qualche bisogno personale, che vedere, Signore, la tua volontà adempiuta. Persone che si ravvedono per la tua gloria e che tu spandi con potenza abbondantemente la tua misericordia. Abbiamo bisogno, Signore, che lo Spirito tuo Santo, il Consolatore, che tu e il tuo Figlio Gesù Cristo avete mandato per rendere chiara la verità, affinché, Signore, si potesse glorificare il Figlio e il Padre in maniera degna, possa lo Spirito Santo, Signore, che applica al cuore le verità della tua parola, continuare la sua opera nella mia vita e nella vita di ciascuno di noi.
Ti benediciamo, Signore, perché tu non ci lasci all'immaginazione, ma ci dici con chiarezza le cose che dobbiamo fare, il percorso, Signore, che dobbiamo intraprendere per onorarti, adorarti, celebrarti, vivere in maniera degna del Vangelo per la tua gloria e per il tuo regno. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen.